sono i Gazebo Penguins, quelli che abbiamo appena ascoltato, dettato dal loro secondo album Legno, uscito a maggio, ed è Capra dei Gazebo Penguins ancora in linea con noi. Ci sei? Presente, Presente, presente. ok? No, perché ogni tanto capita che cada la linea, quindi devo fare un check per rassicurarmi. Allora, andiamo avanti con qualche domanda. Prima dicevo che chi va sul vostro sito, gazebopenguins.com, si rende conto che voi fate le cose veramente per bene, che magari, adesso ho letto nelle interviste, ma in realtà si intuisce che è una band comunque giovane, chiamiamoci giovani, tanto ormai noi a 30 anni siamo tutti giovani, abbia comunque delle difficoltà a far uscire un album, insomma, sono spese, ma vi piace curare anche la comunicazione, tanto che sul vostro sito è possibile scaricare gratuitamente appunto Legna, e ci sono anche degli aspetti carini del perché voi appunto avete scelto di far scaricare gratuitamente l'album, e è proprio della cura e dell'amore che c'è dietro in realtà tutto il progetto. Dici qualcosa perché di questa scelta, eccetera, eccetera. Guarda, intanto girerò i tuoi complimenti per il sito a Peter, che è il batterista, nonché quello che lo segue, lo fa. E, mentre per quanto riguarda il regalare il disco, cioè, ti dirò, cioè, certe volte, non so, anche tu immagino, cioè, che inviterai persone a cena o a pranzo, amici, e quelle volte lì magari decidi di metterci un po' più di impegno delle altre volte, che ne so, fai una pasta al forno, prepari un bel secondo, eccetera, eccetera. Cioè, a un certo punto hai fatto una cosa a cui hai dedicato tanto, ma non è, cioè, che nel senso, alla fine del pranzo gli dici, beh ragazzi, insomma, io sono 2 giorni che cucino, adesso mi date 25-30 € a testa e la facciamo pasta. Cioè, ti farà anche piacere, in un certo senso, avergli offerto questo pranzo, no? Aver fatto qualcosa in cui ci hai messo dentro tutto quello che sai, anche tutto quello che non sai, ma che hai voluto sperimentare, e regalarlo, no, alle persone che hai invitato. Un po' è questo il discorso, cioè, ci abbiamo messo tanto, ci abbiamo messo un sacco di prove, un sacco di tempo, e per noi anche un sacco di soldi. E a quel punto, è venuto quasi spontaneo, è stato proprio un estuario naturale il dire che fosse la cosa che ci avrebbe, come dire, gratificato di più, sarebbe appunto offrirlo, il nostro disco, offrire quello per cui avevamo investito tanto, sia in affetto che economicamente Energia, sì. e in questione di energia, esatto. Vabbè, tutt'altro che scontato come discorso, però ci fa piacere sentirlo. Dicevamo prima, voi è la prima volta che verrete a suonare a Roma, lo farete venerdì prossimo 18 al Traffic, e sarete in supporto di Crash of Rhinos. Ti dicevo prima per telefono, visto che vi siete scritti delle cose, ma siete amici, vi conoscete, com'è nata questa cosa? Raccontami un po' del vostro Guarda. rapporto appunto con i Crash of Rhinos, e anche un po' cosa ci dobbiamo aspettare dal vostro live, se si può definire a parole. Guarda, noi con i Crash of Rhinos li abbiamo conosciuti alla nostra sala prova di cui si parlava prima, che ora ritorna, perché non ricordo bene se 2 o 3 anni fa, comunque l'ultima volta che sono passati dall'Italia, che ancora non era uscito il loro ultimo disco, che è Distal, era appena uscito Sfortuna dei Flying Before You Came, e avevamo organizzato un festival nella nostra sala prova dove c'erano i Basalt, dove suonavamo noi Penguins, i Flying Before You Came e i Crash of Rhinos. Ed era una domenica pomeriggio che abbiamo trascorso, insomma, tutto il tempo assieme, fino a cena e dopo cena. Era l'ultima data del loro tour, del loro vecchio tour in Italia, e siamo diventati amici lì, insomma, loro si sono innamorati della cucina che avevamo fatto all'igloo, del concerto, dei suoni. Siamo stati, insomma, tutta sera a fare, insomma, abbastanza gli ignoranti, perché comunque quando vanno in tour loro sono abbastanza, insomma, sono abbastanza ingestibili, ecco. Ma soprattutto, cioè, dal vivo sono veramente una potenza. Cioè, nel senso, se uno ha sentito il disco e vuole vedere un disco che dal vivo viene, cioè, viene suonato come Dio comanda, nel senso, è un concerto che assolutamente consiglio. E questo ci Oltre al fa fatto che piacere. sono. Sì, ecco, insomma, se non sapete cosa fare, se volete vedere No, un ma bel io comunque ti concerto. chiedevo anche del concerto dei Gazebo Penguins, non solo dei Crash of Rhinos, che sei stato molto un gentleman a parlare di loro invece di pensare che mi Guarda, riferissi a voi. il concerto dei Crash of Rhinos, insomma, è come ho detto, c'è, cioè, quello dei Gazebo Penguins, penso che sia almeno 10 volte meglio, ecco.
mi aspettavo, anzi guarda, sei stato troppo buono, ho visto le risposte certo. che hai dato in qualche intervista, sei stato fin troppo gentile. Diciamo 100 volte, dovevo dire 100, diciamo 100 volte meglio, diciamo una serata che secondo me a Roma potrebbe veramente spaccare tutto. Sì. Senti, ultima domanda, io mi sono tenuta lontana dal parlare di generi, definire scene e cose, e provo ancora a tenermici, visto che basta la musica, mandare la vostra musica. Mi sto cautelando. Guarda, io in realtà parlo sempre di, a livello internazionale, chi segue la trasmissione, però so che con gli italiani bisogna starci un po' più attenti, forse anche il mezzo della lingua, non lo so. Comunque, siete legati in un certo senso ai Fan Before You Came, tanto che Jacopo Lietti è anche ospite, c'è anche la storiella carina del come avete pagato, mi sembra che vi ha fatto la grafica del disco, non voglio dire una scemenza, e che l'avete ripagato facendogli cantare, perché vi ha chiesto: per ripagarmi fatemi cantare una canzone del vostro disco, e questa canzone è Senza di te, che appunto io non avevo letto, ma si riconosce un po' il cantato. Adesso però provo a farti questa domanda: se dovessi in un certo senso codificare anche quelli che sono i sentimenti e i malesseri di queste band, parlavamo prima anche dei distanti, Fan Before You Came, Verme, che ospitano appunto, che sono poi side project di Jacopo Lietti, come codificheresti in un certo senso questa insofferenza poi in parte che c'è dietro questa scena? E da uso il termine emo, tanto siamo tra di noi, italiano. Allora, però hai fatto una domanda troppo lunga, ho perso. La domanda è: come codificheresti questa insofferenza in cui in realtà si ritrovano un sacco di ragazzi trentenni? Io lo vedo perché insomma Fan Before You Came sono seguitissimi, e anche tutti gli altri gruppi, quindi è un po' un malessere generazionale quello che sta dietro tutta una serie di gruppi italiani, che in cui tanta gente, tanti ragazzi si ritrovano, oppure no, è qualcos'altro, è soltanto il tipo di musica che vi viene fuori, non c'è un malessere, un'insofferenza di un certo tipo, e questo la lingua italiana forse ha aiutato un po' a esternarlo. Certo, diciamo che cantare in italiano ha aiutato a far sì che insomma chi fosse interessato potesse appropriarsi di certe parole, di certe espressioni, e quindi anche alla fine di un certo sentire, no? Come dici tu, e quindi lo adottasse in un certo senso. Però io tutto questo malessere, se devo essere sincero, nelle nostre canzoni, in quelle dei Fan Before You Came che conosco bene, non ce lo vedo. Un po' di disincanto, non lo so, anche durante i concerti. Beh, vedo la voglia cioè, e il desiderio comunque di, in un certo senso, trasfigurare, se vogliamo usare un termine poetico, un termine biblico un po' poetico, di trasfigurare, no? Quello che è un po' il contesto che per tanti non dà soddisfazione, insomma il contesto in cui si vive o il contesto in cui si lavora, però nel senso, quando fai musica non è che ci tieni poi, perlomeno io dico così, insomma per me, a voler comunicare a tutti i costi un malessere. Non è che sia sempre solo dal malessere che venga fuori qualcosa che può toccare anche le altre persone. Tante volte semplicemente è solo il fatto che tu abbia fatto una canzone che per altri è bella, e che in quel bello ci si ritrova, e che quel bello diventa un valore condiviso, senza star magari neanche troppo ad alambiccare dietro a quello che si vuole dire, a quello che si vuole comunicare, forse semplicemente la condivisione di qualcosa che piace, che in quel momento, pur se vivi in un contesto che non sempre ti fa gioire, in quel momento comunque con quel bello puoi stare per un attimo un pochino meglio. Ok, sono caduta nel luogo comune sull'ultima domanda, chiedo perdono. Senti, non c'è problema. Senti, allora io direi di chiudere qua, di rinnovare l'appuntamento a chi ci sta ascoltando per venerdì prossimo al Traffic Gazebo Penguins, in apertura ai Crash of Rhinos. Ti faccio gli e Mary in June prima ancora credo. È vero, Mary in June, che è stato cambiato il gruppo Spalla, se non sbaglio, forse non da moltissimo, e io direi a questo punto quindi di chiudere con il pezzo proprio in cui alla voce c'è Jacopo Lietti dei Fan Before You Came, ovvero Senza di te. Ci vediamo venerdì prossimo, allora grazie per quello che chiuderà anche il concerto probabilmente, quindi è una chiusura globale. Ci vediamo tutto. Ma lo fate, ma c'è anche lui?
Non credo, no, perché la sera prima penso siano, sono a Milano, quindi okay, non ho verificato. Va bene, io ti ringrazio per essere stato ospite qui di Radio Città Aperta, ok? Grazie a voi. Ciao Carlo, alla prossima. Ciao.